Eccoci, buonasera a tutti. Siamo collegati. C'è qui con me il nostro head coach Davide Buonasera, Lombardi. sera. Ci sentite? Ci sentite bene? Si stanno iniziando a collegare un pochino di partecipanti a questa diretta. Siamo in diretta live. Benvenuti a tutti, buonasera. Siamo in diretta dalla casa di Acqualfa. Adesso si colleghi, eccoci, guarda, si stanno collegando un sacco di persone. Buonasera a tutti. Come detto, promesso, ci siamo collegati oggi diretta con un grande ospite che ci sarà all'International Alpha Cup. Vediamo se il nostro Eccoci. ospite è con noi. Eccoci, ciao Max. Ciao Max. Eccoci ragazzi, eccoci. La dura Eccoci, realtà. come Io stai? sono una bomba. La dura realtà è che ci vedo sempre peggio perché sto invecchiando, non sono più questo, non sono più Ma non ci crediamo. Sei sempre giovane. Sei pronto a venire a Milano? me. Io sono già là. Da quanto tempo che non vieni? Ma lo sanno? Non lo so, la realtà è che Milano per me, se parliamo di nuoto, rappresenta un po' le origini. Va bene, Napoli non si dimentica mai perché il primo campionato regionale l'ho fatto a Napoli. Però le prime esperienze di un buon calibro io l'ho fatta a Milano. C'era la SLAM, c'erano insomma un sacco di gare che si facevano e mi sono fatto conoscere. Quindi è un piacere tornare un po' su un terreno fertile e finalmente avete una piscina bella, no? Questa è la. Assolutamente, sì, è vero, hai ragione. Un impianto molto nuovo, funzionale. Esatto, fate E... un po' più indietro, se Eh, no ci infatti. tagliano la testa. Infatti non ci si vede noi, eh? Siamo... Esatto. Sì. Eccoci, ci Fatevi vedete? vedere. No, la realtà è questa, che finalmente a Milano ha conquistato un bel impianto moderno, quello della Bocconi, va bene. Perciò la Vasca da 50 che si può trasformare in varie. Diciamo, anche in vasca da 25, eccetera, eccetera, ma permette comunque a una manifestazione del genere di performare. Performare, diciamo, che cosa succede? È una gara che sta a Assolutamente. cuore non soltanto a voi, ma è una gara permette di far conoscere il nuoto, un po' il nuoto di cui abbiamo bisogno. Perciò la qualità da una parte, lo show dall'altro. Abbiamo visto che comunque anche i campionissimi, no? L'anno scorso, dopo un anno e mezzo fa in realtà, dopo Tokyo, la ASL ha fatto capire che insomma in chiave moderna bisogna far capire che si può gareggiare a un buon livello, si può essere estremamente competitivi, ma facendo qualcosa che il pubblico apprezza. Sono sempre più convinto che il pubblico, non soltanto i genitori, non è che possiamo puntare sui genitori che vengono e inseguono i nostri figli ovunque. Ma lo show del nuoto, anche per i non addetti ai lavori, per quelli che non capiscono soltanto di cronometro 31, 22,2, 22,3, possono gustarsi quello che c'è indietro, le luci, l'intrattenimento. Insomma, questa è la nostra volontà, giusto? Assolutamente sì, hai colpito nel segno, esatto. Infatti sarà proprio una gara di questo tipo, gara non solo di nuoto, ma abbinata a tante sorprese, a tanto spettacolo. E noi siamo molto contenti perché comunque ricordiamo che è la prima edizione dell'evento, nonostante questo abbiamo avuto una buona risposta sia da parte di nuotatori affermati, ma anche di tante realtà da tutta Italia, perché comunque saranno ben 11 regioni coinvolte. Dalla Campania all'Abruzzo, il La Molise, la campagna Sardegna. Certo! arriva ovunque, cioè. Anzi, allora, intanto salutiamo chi c'è in diretta, chi si sta sia collegato. Sì, dalla Campania Napoli Nuoto con una rappresentativa di atleti, Ok. quindi sì, siamo No, molto ma la cosa contenti. strana, perché poi non è che è una cosa strana, io ho visto che quando uno organizza una giornata, un evento, un meeting,
È proprio questa la questione, che chi abita lontano ha ancora più piacere di venire, perché è anche bello, è proprio questo l'intento, non di andare a fare la gara, ma di confrontarsi. E se uno sa che dietro c'è una bella piscina e ci sta una bella squadra che lo organizza, puoi unire sia la qualità, quindi la qualità degli eventi stessi, perché diciamo la verità che i nostri ragazzi hanno bisogno di gareggiare in vasca da 50. Il più possibile, però, ovviamente in una piscina che permetta di sentirsi un po' tutelati, perché ormai molti impianti sono un po' vecchiotti, no? Senza offesa per nessuno. E il fatto che ci siano ragazzi che magari fanno parte del vostro vivaio, ma ci sono anche big, no? Vogliamo dire un pochettino qualche Nome. nome? Vai. Abbiamo un bel parterre a cominciare dalla Pilato, vabbè, la nostra madrina, Ale. e poi passando per la Guadarella, dove si esibirà nei due, nei quattro stile, ci sarà Restivo, Esatto. veramente un esempio sotto tutti i punti di vista, e ci piacerebbe poi approfondire anche con lui e fare una bella chiacchierata, perché cioè, non è da tutti portare avanti uno sport con una determinata continuità, con una determinata passione, e contemporaneamente anche sviluppare quello che è il suo futuro professionale, per esempio diventare un medico chirurgo. Quindi Anche non se sono convinto che alla fine farà anche l'allenatore, sono sì. convinto di questo. Però fatto tutto, però questo che cosa ci insegna? Questo ci insegna che alla fine sì, il nuoto non è semplicemente uno sport, lo puoi confermare benissimo tu, Max. Il nuoto non è altro che una scuola di vita, cioè ci riesce praticamente a regalarci, a farci crescere, quindi a creare una sorta di forma mentis, una forma mentis che poi ci può essere utile anche per il futuro, quindi applicabile per esempio con l'università, applicabile con il mondo del lavoro, quindi no. Assolutamente. Non è solo nuoto in quanto sport, è nuoto, sport, ma anche forma mentis, e quindi scuola di vita. Ed è per questo che noi stiamo spingendo tanto con questo trofeo, perché vorremmo fare in modo che il nuoto emergesse, non semplicemente come sport. Quindi. No, ma hai fatto bene, insomma, anche hai detto bene, sta Restivo, un certo Zazzeri che insomma, Zazzeri, penso sì. non te ne voglio fare niente. Invece Zazzeri ha le idee molto chiare Sì. anche per il proprio futuro. Fa Sì. l'artista, ma insomma è uno che si dedica, viaggia. Ma la realtà è che secondo me è sempre di più, anche quelli che magari noi non conosciamo, perché ovviamente la vetrina dei campioni è quella che ha più luce. Ha più luce sia come riflettore, ma anche come background. E quindi lo sfondo permette di dare luce e risalto a quelle idee che magari, voglio dire, dalla nostra Federica che ha fatto i costumi, i libri, eccetera, eccetera, tutti hanno voglia di farsi conoscere anche fuori dal proprio ambito di performance sportiva. Assolutamente. Però quello che secondo me bisogna cercare di cavalcare esula dalla performance stessa, perché è ovvio che per diventare bravo devi essere un po' ossessionato, per diventare Assolutamente. bravo in qualsiasi cosa. Se volete diventare una squadra brava e avere i riflettori puntati, bisogna in qualche modo fare meglio degli altri. Se volete diventare e puntare alla qualifica olimpica, dovete essere ossessionati dalla voglia di non avere alibi, di non avere scuse, di provare, Sì, sbagliare e di riuscirci. sì, 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 sì. Avete detto prima, no? Restivo, non so, adesso sono 4-5 anni che pensavamo tutti quanti che fossimo a meteora. Ok? Assolutamente. Magari è vero, sulla carta poi ha l'appuntamento mondiale olimpico, però lui è una macchina organizzata per poter fare 200 metri. E questa è la cosa bella, perché uno è convinto che quando uno fa sport rinuncia, invece no, seleziona. Assolutamente, E assolutamente. quando uno fa sport riesce a avere anche fuori dalla vasca il resto delle 20 ore della giornata, se uno fa, diciamo, il pro. Riesce a mettere a segno, riesce a inquadrare la giornata, a recuperare, a rispettare quello che è un po' il ciclo, perché alla fine lo sportivo, per forza di cose, io stesso quando nuotavo il pomeriggio avevo assolutamente bisogno di riposare, perché altrimenti non riuscivo a recuperare quel grado di calore che mi permetteva di allenarmi al meglio. Adesso, ovviamente, che rimango con la mentalità da sportivo, io organizzo la mia In giornata e io, funzione. meno male, 12 mesi l'anno mi sveglio sempre alle d'estate prima, 7 meno un quarto, perché corro. Hai capito? Quindi Vediamo, sei in è forma, si così. vede, sei in forma. È una malattia, però è così. Ma per fortuna io qualsiasi cosa affronto è grazie allo sport. Sai che cosa mi piace ribadire? Non è lo sport che mi ha fatto vincere, perché ovviamente l'ossessione, io sono un ossessionato da non avere rimpianti.
Però la realtà è che da 20 anni a questa parte, quando non ho più potuto, diciamo, performare come prima, giusto poi riconoscere dei limiti, ho capito quanto era importante, ho capito quanto è stato importante tutto questo percorso, no? Questo viaggio fatto di momenti indubbiamente severi, come dicevate io, non difficili, severi perché lo sport è una disciplina, un pezzo della tua vita dove, secondo me, chi semina prima o poi raccoglie. Però, indubbiamente, abbiamo lo stesso orto a disposizione, quindi qualcuno rimane a piedi, qualcuno rimane a bocca asciutta. Però, quando rimani a bocca asciutta e capisci che ti piace lo stesso, tu capisci che veramente nella vita non avrai limiti. E nella vita, ovviamente, l'orto lo trovi. E quindi ben venga il restivo. Ma tanti altri ragazzi, tutti hanno voglia di, come dice, avere quell'attitude che permette di essere competitivo. Non abbiamo detto che ci sia anche De Tullio, no? Assolutamente, Quindi sì, c'è anche Marco De prendo a dire questo Tullio. perché quando parliamo di atleti è molto importante e magari ci ascolta anche qualche genitore, ribadire il concetto che se vogliamo diventare dei bravi atleti è più importante essere dei bravi atleti che dei bravi campioni, perché tutti siamo campioni. Io c'ho il mio motto: campione si nasce, mediocri si diventa, perché abbiamo tutti quanti una predisposizione per essere competitivi e per cercare di risparmiare energie per essere ancora più competitivi domani. Però la realtà è che bisogna avere il coraggio, anche se è un risultato, di cercare altro terreno. Il De Tullio che vedi fa da 2 agli 800, ovviamente il suo core business penso che siano i 400 al momento, però non sottovalutiamo niente. No, Assolutamente. siamo un ceccone, bravo, dei misti, nel suo libro adesso ho provato il 200 stile, Magnini, la Pellegrini, cioè tutti gli atleti. Nel nuoto questo succede, a differenza di tanti altri sport dove si prende una specializzazione e poi si scarta il resto. Fino a prova contraria, i più grandi sportivi nuotatori sono stati quelli che hanno messo nella loro bowl, no? Ingredienti che andavano dalla velocità. Quante più esperienze possibile immaginabile. Assolutamente. Quindi Sì, poi vogliamo dire anche qualche altro nominativo sì, che io ci mi sarà sono il fermato prima 14. perché ne ho approfittato di restivo, ma ne abbiamo un bel Sì, po', c'è eh. anche tutto un parterre di velocisti tra 50 100 stile, tra Orsi, Zazzeri, appunto, Miressi, Miressi. Mirex, Mirex. Quindi poi vabbè, Tu nella femminuccia? doppia distanza c'è anche Filippo Megli, comunque prima Certo. atleta nazionale in carica nel due stile, che prenderà parte. Certo, Quindi raccontiamo un po' tutto. Insomma, io conosco tutti questi ragazzi da una vita perché come io ero arrugginito, vedevo questi bestioni che arrivavano. Vuol dire, Orsi ha fatto una carriera che continua a fare ed è uno che l'ho sempre visto sorridente. Megli, mezzo fondista, ha provato a fare velocista pensando che magari la velocità di base gli permettesse di essere più ancora bravo sui 200. Al momento non gli ha dato ragione. Però parliamo di atleti che, voglio dire, Megli ha fatto 1,45, ragazzi. Cioè, tanta roba, mi dava un secondo questo fratello. Vabbè che parliamo degli anni 2000. Però sono atleti, hai detto adesso Mirex, cioè uno che ha fatto 47 in tutte le salse. Cioè veramente assolutamente. adesso perché si è trovato di fronte dei bestioni, ma comunque quando sale sul blocchetto Miressi Ale si fa rispettare, non ha paura. E tant'è vero che nella staffetta la 4% sia stile libero che soprattutto quella mista in chiave europea e mondiale ha dato quella zampata che è servito poi alla nazionale. Questo dobbiamo raccontare perché spesso ci fissiamo, contestualizziamo il successo in base a solo chi ha preso le medaglie. Invece l'Italia del nuoto, ovviamente l'Italia del nuoto siamo anche noi, siete voi che insomma create le nuove waves, le nuove onde che faranno parte dei prossimi anni. Perché quello che bisogna cercare di trasmettere è la programmazione. La programmazione è Assolutamente. fatta di un quadriennio, ma per chi può centrare il quadriennio? Ma fatta di un biennio per chi ha un'attività, ragazzi, juniores, ed ovviamente dopo juniores, è vero ci sono i cadetti, ma già sei per me sei già un assoluto. Sì, E quindi sì. è importante, secondo me, ribadire il concetto che uno deve credere in quello che fa, bisogna sapersi confrontare, non scappare via. E adesso avere una gara, una manifestazione, un meeting che permette di gareggiare a un ottimo livello, perché quando ci sono i velocisti
per chi conosce il nuoto magari lo sa, ma il grosso exploit nel mondo dei velocisti è arrivato quando hanno messo A le semifinali e due quando il velocista ha incominciato a gareggiare sempre di più ad alto livello, che ha permesso, noi eravamo abituati a fare il geppetto, no? Chiusi 6 mesi nel nostro cantiere e poi uscire, ok, andiamo a vincere. È vero, funzionava, ma il velocista ha bisogno, anche Michael Phelps, avete visto quanto gareggiava, ma anche il Popov 30 anni fa. Pensate quanto è importante adesso con la fisicità con cui si ritrovano questi velocisti del momento, che insomma, l'Italia ne è piena e vedremo proprio a Milano a Bocconi, insomma, una rosa di bei fenomeni. Sì, non solo poi legati all'aspetto nuoto, perché poi avremo nel pomeriggio anche uno show di Gemma Galli, che sappiamo bene, capitana del nuoto artistico, quindi la vedremo in esibizioni. Diciamo, non si può dire sincronizzato, il nuoto artistico. Io ho detto giusto, mi piace, mia figlia ha fatto sincronizzato per un anno e vi racconto questo piccolo aneddoto, perché lo dico spesso alle ragazze del sincro che conosco, che tifo per loro, perché è uno sport veramente impegnativo. È uno sport dove ancora prima del nuoto devi dedicare tante ore. E ancora prima del nuoto devi stare veramente a mollo, però ti dà quell'acquaticità che, secondo me, tanti esercizi del sincro io li suggerisco anche ai grandi. Perché ho visto mia figlia, faceva sincro e faceva nuoto a cavolo del Covid, perché non poteva nuotare, quindi io ho trovato l'escamotage, ho detto, senti amore, non possiamo nuotare, vai a fare sincro. Temevo che se ne innamorasse, non è successo, però io ho visto un'acquaticità pazzesca e probabilmente in futuro capiremo che il nuoto veramente ha bisogno sempre di più, non soltanto del supporto della terraferma, quindi della palestra, della ginnastica, del core, della stability, tutte le cose, ma probabilmente verrà inserito anche la base della una componente artistica, sì. No? Sì. Poi in realtà, oltre al nuoto artistico, anche veder nuotare determinati atleti semplicemente in acqua, quindi facendo 100 stile, 100 rana, 100 delfino, ormai è diventato, secondo me, il mio modesto parere, è una forma d'arte anche quella. Perché adesso non ci si limita più ad andare veloci, ma anche a cercare di perfezionare il gesto tecnico, quindi essere eleganti. Quindi è diventata una forma d'arte anche quella. Ecco, poi non so voi cosa pensate, però. Diciamo che, allora, io dico la mia, che devo dire la mia. Se io avessi dovuto vincere in base alla mia grazia, non avrei vinto niente. Però... ma quella forse è stata la tua forza, quindi... No. Allora, la realtà è questa, che secondo me è vero che il fine giustifica i mezzi, ma sempre di più, io quando insegno, faccio i camp estivi, dico che bisogna sempre cercare di fare meglio di quanto l'abbiamo fatto noi. Lo dobbiamo cercare di trasmettere ai nostri figli come genitori e agli atleti come, insomma, il nostro futuro. E sono convinto, questo vale anche per l'alimentazione, perché io sono un nerd a tutto spiano su queste cose. E mi dicono, ah, ma sì, ma Phelps prima della finale olimpica ha detto che mangiava 12.000 calorie, non so, i panini, non so quale cosa. Ho detto, secondo me se mangiava come mangiamo noi in Italia, con la mia nutrizionista mando ancora più forte. Perché è questo, noi siamo comunque, mia mamma diceva, siamo delle Ferrari, no? Sì. Ed è ovvio che invece dalla parte tecnica è importante. Al giorno d'oggi è impensabile di fare l'atleta, mia figlia fa dorso, e lei è un 2011, ho detto, amore, guarda che qui a dorso, se non impariamo a fare belle apnee, oggi proprio in piscina dicevo, ragazzi, facciamo delfino sul dorso, gambe delfino sul dorso, a tutto spiano, apnee, ma non soltanto per la vasca corta, perché uno pensa che in vasca corta bisogna usare le gambe, vasca lunga il cuore. No, c'è un perfezionamento, lo vedi che sanno uscire a occhi chiusi a 15 metri, sì, no? Sì, beh, e non sì. Possiamo avere l'ecletticità, il talento di un Ceccon che, voglio dire, veramente è stato baciato, no? Da qualcuno che si aveva notato. Ma anche lui è un attentissimo comunque a queste cose. Maniacalità, sì. Per vincere devi essere molto più forte degli altri, ma di media anche i più fenomeni vincono sul filo del rasoio. Penso che anche Popovici, che adesso è il fenomeno del 100 stile libero a livello mondiale, non è che l'anno prossimo se ne va a Parigi, nonostante sia già qualificato e vince a mani basse, però se vedi lui, nuota benissimo.
uno spettacolo. È uno spettacolo per gli occhi. Max, noi abbiamo un regalo per te, un pensierino per te. Me la passa. Vabbè, quando vieni, la settimana prossima. Guarda, guarda, c'è una maglia qualfa per te. Grande, bellissima. Diciamo, quindi vorremmo, ti vogliamo vedere... In tenuta. Mi piace. Piace molto. Il colore anche, eh? Sì. Vai tu che corri, la puoi usare. Sì, è vero. Ho notato questa cosa che io l'ho apprezzata. Dobbiamo, secondo me, il futuro del nuoto, lasciatemelo dire senza a briglie sciolte, bisogna capire che per fare il nuoto a un certo livello bisogna fare una selezione, non sacrifici, una selezione fatta appunto anche di scegliere dei materiali che possono essere la maglietta di cotone va bene, però a un certo punto io vivo di cose tecniche da quando corro. Quella un po' più carina vive di più, trasmette energia. Adesso che mi fate questa maglietta, io non vedo l'ora di stare sul bordo vasca e sentire un po'. Ricordiamolo, 14 maggio, 14 maggio in Bocconi Sporting Center, l'International Alpha Cup. Esatto, veniteci a trovare, ci sono posti per tanti, ma non per tutti, perciò prenotatevi, Informatevi. Perché veramente il nuoto merita e regala tantissimo. E sicuramente ci sono poche manifestazioni, anche la mia squadra organizzerà tra un mesetto una gara fuori italico, però indoor è difficile trovare una piscina, vuol dire, che sia così allestita e che possa fare un intrattenimento, perché la realtà è che gli atleti stessi vogliono avere la luce, il riflettore, la storia, vogliono potersi gustare anche, ma ci vuole quell'effetto un po'... No, è uno show a tutti gli effetti. Ma lo fanno anche... Prima lo facevano durante le Coppe del Mondo, ma adesso lo fanno anche durante i mondiali. Sì. Cioè, sì. È ovvio che implica il fatto che chi si accolla alla grossa responsabilità di organizzare l'evento, ovviamente c'è un grosso investimento, perché la gente si dimentica che dietro un LED wall ci sono, cioè, ci sono tre persone che lavorano, sì, dietro... Sì. Sì, c'è tutta una regia, perché comunque c'è una scaletta che bisogna ben strutturare, seguire le uscite dei campioni, le presentazioni, poi ci sarà modo anche di qualche saluto con il pubblico, quindi poi lì in Bocconi c'è una bella tribuna, quindi 400 posti a disposizione dove si potrà passare sia nella mattinata durante le batterie che nel pomeriggio, proprio si può respirare quest'aria che raccontavi prima, di show abbinato a una gara di nuoto, che non è... Vabbè, non vedo l'ora di vedere la magliettina, lo sai, mi piace quella magliettina. Sì. Bene, sono contenta, siamo contenti. Vabbè, ragazzi, l'appuntamento, ripetiamo, è per il 14 maggio, one day, one game, perciò è una full immersion, fatta di campionissime, ma anche di ragazzi che ne siamo ricoperti, perché il futuro del nuoto è poter garantire anche a chi non è ancora bravo a 15 anni di poter comunque continuare a inseguire il proprio piacere, non per forza un sogno, perché altrimenti chi non prende 8 deve essere bocciato. Questo no, e sono convinto sempre di più che soprattutto in Italia abbiamo la possibilità di arrivare a cavalcare le nostre onde. Come dice, corsia per corsia, ok? Step by step. No, ma infatti noi siamo proprio contenti di questo aspetto, che proprio dei giovani possano avere la possibilità di trovarsi in batteria con i campioni, che di solito sono abituati a vederli magari in TV durante i collegamenti Rai, e quindi è quella la vera forza di un meeting di questo tipo. Poi quest'anno c'è anche l'inviato speciale, avete me modestamente dalla mattina alla sera sugli spalti, se possiamo, sul bordo vasco con i campioni. Dappertutto. Milano ti aspetta. Esatto. Lo so, ma io, insomma, Milano mi vuole bene. Devo ammettere che, insomma, Milano mi ha dato un sacco di soddisfazioni. Quindi il tempo di gustarci questo weekend e il prossimo stiamo insieme. Allora ne approfitteremo per chiamarti un po' più spesso a questo punto. Io non ci fa piacere. Mi massaggio da solo, quindi non... Vabbè. Va bene, ti ringraziamo tanto per questa chiacchierata. Grazie a voi. Noi ci inseguiamo sui nostri social,
Chi ci ha seguito può mandare domande, informazioni sia a voi che a me, risponderemo. Però insomma abbiamo detto quello che c'è da sapere, quindi se siete curiosi, indagate. Bravo, bravissimo. Noi ti rinnoviamo appunto a partecipare come spettatori a questo meeting che sarà un vero e proprio show e con noi ci sarà Rosolino per tutta la giornata di domenica 14 e non vediamo l'ora che arrivi perché poi manca proprio poco, una Esatto, settimana. veramente poco. Trattenete respiro, trattenete respiro, ma lasciate gli altri senza fiato. Mamma mia. Bravo! Bella, te la possiamo rubare questa, Max. Va bene, devo qua, faccio un buon prezzo sul mio copyright. Vabbè. Grazie. Grazie Max, un grazie. Grazie a voi. bacio. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Grazie.